Oggi, a passato e presente, parliamo della dinastia dei Severi, cioè quegli imperatori che ebbero in mano Roma fra la fine del II secolo e i primi decenni del III secolo d.C. Il primo di loro fu Settimio Severo, che governò fra il 193 e il 211. Era libico, veniva da Leptis Magna. E il suo successore, Caracalla, famosissimo, governò fra il 211 e il 217 e forse ancora più famoso per i suoi eccessi, Elio Gabalo, 218-222 d.C. L'ultimo della dinastia dei Severi fu Alessandro Severo, che restò al potere fra il 222 e il 235. Della dinastia dei Severi parliamo oggi col professor Umberto Roberto e con Silvano Proietti, Alessia Amante e Maria Grazia Cinti. Professore, entriamo subito in argomento. Prima dell'inizio della dinastia dei Severi, come ho detto presentando la puntata, è quella che contraddistingue il passaggio fra il secondo e il terzo secolo, c'è un anno fra i più caotici della storia romana. Che anno è? Beh, è un anno, il 193, in cui l'istituzione imperiale entra in grave crisi, entra in crisi il governo delle province e, come già era successo dopo la morte di Nerone, diventa evidente e chiaro che la decisione sulla successione imperiale è affidata alla forza militare e alla violenza. Però cinque imperatori, cinque imperatori in un anno mi sembra un record. Ma l'impero è molto vasto e quindi sono imperatori che, e questo è un altro aspetto importante, vengono anche da ambiti provinciali diversi, sono legati ai loro eserciti. E adesso entriamo nel primo capitolo della nostra storia, quello che parte dalla morte di Commodo, la cosa di cui ci parlava adesso il professor Umberto Roberto, e l'ascesa di un imperatore africano, Settimio Severo. Alla fine del 192 d.C. i pretoriani uccidono Commodo, ultimo degli Antonini, e al suo posto acclamano Elvio Pertinace, un uomo saggio, sostenuto dal Senato, ma che sarà ucciso dopo soli 3 mesi. È il 193 d.C., l'anno dei cinque imperatori. Le compagini dell'esercito romano impegnate su diversi fronti acclamano, ognuna secondo i propri interessi, un imperatore diverso, poiché in questa epoca le province reclamano una partecipazione più attiva alla direzione dell'impero. Ma su tutti, ad avere la meglio, è Lucio Settimio Severo, il governatore della Pannonia. È un africano, di famiglia equestre, nato a Leptis Magna, un emporio di origine fenicia dell'antica Tripolitania, nell'attuale Libia. Settimio Severo crede nei sogni e un sogno gli aveva mostrato che sarebbe succeduto a Pertinace. Sua moglie è siriana, si chiama Giulia Domna e anche lei porta con sé un presagio di gloria. È la figlia del gran sacerdote del dio El Gabal di Emesa e le è stato predetto che sarebbe diventata regina. L'imperatore africano sconfigge in battaglia i rivali, prende il potere e si allaccia con un'autoadozione retrospettiva alla dinastia degli Antonini. Appena arrivato a Roma, arruola una nuova guardia pretoriana composta da uomini fidati. Parte poi per l'Oriente. Conquista la capitale dei Parti, Ctesifonte, e fonda la provincia di Mesopotamia. A lui il Senato dedica l'arco di trionfo ancora conservato nel foro romano ai piedi del Campidoglio. La sua politica determina un'intensa spinta all'urbanistica. Severo è africano, ma di un'Africa romanizzata da secoli. Leptis Magna, la sua città natale, sarà abbellita di un arco a 4 facciate, di una basilica e di un foro. Ma sarà soprattutto Roma ad essere decorata con nuove opere pubbliche. Grazie ai bottini delle campagne militari viene costruita la Domus Severiana, un ampliamento dei precedenti palazzi imperiali, e il magnifico Septizonium, un ninfeo monumentale alle pendici del Palatino.
Il Colosseo e altri monumenti vengono restaurati, tra cui il Templum Pacis, dove fa affiggere una grande pianta in marmo di Roma, la Forma Urbis. La politica di Settimio Severo di fatto trasforma il regime del Principato Augusteo in una monarchia militare. La forza dell'esercito, e non l'armonia con il Senato, è la nuova legittimazione dell'imperatore, dominus temibile e assoluto. Attua numerose misure a vantaggio delle milizie, aumenta le paghe, concede ai soldati il permesso di sposare le loro donne, riorganizza il sistema fiscale per far fronte alle spese militari, costruisce nuovi campi fortificati, terme e opere di edilizia utilitaria per migliorare la loro vita. Cassio Dione racconta che in punto di morte raccomanda ai figli, Caracalla e Geta, «Non siate in disaccordo, arricchite i soldati, disprezzate chiunque altro». Alessia Amante, la cosa che mi convince di più che Settimio Severo ha le idee chiare è che come prima cosa si ricollega a una dinastia precedente, quella degli Antonini, e poi soprattutto ha subito, quasi esplicito, l'idea di fondare una dinastia. Sì, è un pensiero che Settimio Severo ha sin dall'inizio del suo principato. Basti pensare, appunto, come dicevamo prima, alla confusione che regna nel 193. Ed effettivamente l'avvento dei Severi segna proprio il fallimento del principio adottivo, quello degli Antonini, a Roma, il ritorno ad una dinastia. E il pensiero è così radicato nella mente di Settimio Severo che egli, non appena prende Ctesifonte nel 198, subito pensa alla successione, ovvero nomina solennemente i suoi due figli, Caracalla e Geta, rispettivamente Augusto e Cesare, con una terminologia che poi diventerà sempre più comune nell'epoca tardo-antica. Sì, sicuramente questo è un aspetto che ci fa anche comprendere quanto poi questo legame con gli Antonini sia in realtà uno strumento per ottenere il consenso, soprattutto nei ceti più aristocratici. In realtà la scelta poi di puntare subito a una successione non per adozione ma dinastica indica chiaramente che al di là delle apparenze questa nuova interpretazione del ruolo di imperatore vira sempre più verso una forma monarchica, autoritaria e rivolta, come si è visto anche nel filmato, non tanto ai ceti superiori della società, alla collaborazione, all'intesa col Senato, ma alle masse, che è un altro aspetto importante dell'età severiana. Masse ai quali Maria Grazia Cinti dedica una rivoluzione urbanistica che veramente non ha precedenti. Sì, innanzitutto dobbiamo pensare ai motivi anche per cui Settimio Severo fa questa rivoluzione urbanistica, cioè modifica tutta Roma, tant'è che poi nella Forma Urbis noi abbiamo una fotografia di quella che era la città proprio al tempo di Settimio Severo. Però qualche anno prima della sua salita al potere, cioè nel 191, c'era stato un grandissimo incendio che devastò l'area centrale di Roma e quindi il primo motivo per cui Settimio Severo ricostruì fu proprio ricostruire gli edifici danneggiati da questo incendio. In secundis, nel 204, Settimio Severo celebrerà i ludi seculares, cioè le feste, i giochi, per il passaggio da un secolo a quello nuovo, e quindi chiaramente doveva, per forza di cose, avere degli edifici magnifici da far vedere a chiunque accorresse a vedere questi giochi. E poi Settimio Severo mancò per lunghissimi periodi, come altri imperatori, da Roma, e quindi per far sentire la sua presenza forte nella città, costruire era una delle idee migliori che potesse avere. Sicuramente. In realtà io direi che un altro aspetto importante da tenere presente della presenza di Settimio Severo a Roma è che lui si permette di allontanarsi per molti anche anni, lui sta diversi anni da Roma, in primo luogo perché elimina ogni forma di opposizione all'interno del Senato e perché poi una delle innovazioni significative di Settimio Severo fu quella di trasformare completamente i ranghi della Guardia Pretoriana, sostituendo ai pretoriani precedentemente coinvolti anche nell'uccisione di Commodo e di Didio Giuliano, sostituendo a quelli suoi soldati, quelli delle legioni illiriciane che lo avevano posto al potere. E poi l'altra innovazione molto significativa per capire bene il rapporto tra Settimio Severo e Roma è il fatto che Settimio Severo mette a poca distanza da Roma un accampamento legionario, cosa che per certi aspetti anticipa l'età tardo-antica
e che è veramente un'anomalia preoccupante, almeno dal punto di vista del Senato. Quindi si può dire che è un rifondatore dell'impero romano Settimio Severo, porta talmente tante caratteristiche e talmente tanta ideologia nel costruire le sue modalità imperiali che da lì inizia una fase diversa, una fase... Senza dubbio. Edward Gibbon diceva inizia la decadenza dell'impero romano. E veniamo al punto centrale che a tutti gli ascoltatori avrà colpito, perché l'abbiamo già detto due o tre volte, è un africano, viene da Leptis Magna, viene dalla Libia, Silvano Proietti. Sì, Leptis Magna, e qui riprendo la riflessione di Orietta Cordovana, molto bella, presenta nel foro severiano citato prima nell'RVM questi elementi iconografici, la gigantomachia e le teste di gorgoni. Come Perseo aveva maledetto i suoi nemici che hanno tentato di ghermire sua madre e Andromeda, così Settimio Severo sembra racchiudere nelle gorgoni la damnatio memoria in un clima roventissimo, alla fine degli anni 90 del secondo secolo d.C., dopo aver sconfitto Clodio Albino. Quindi lui maledice i suoi nemici e sembra quasi estirparne la discendenza, congelando con le gorgoni appunto qualsiasi tentativo di eventuali altre usurpazioni. Quindi non è solamente un elemento apotropaico, certo, la gorgoni. Professore, essere un africano all'epoca voleva dire, come lo intendiamo noi, essere parte di un altro continente, o il Mediterraneo era configurato in maniera tale che, sì, certo, c'era di mezzo il mare. E dipende un po' da quale punto di vista noi analizziamo la questione. Certamente essere africano rispetto all'atmosfera politica, culturale, aristocratica dell'impero degli Antonini, o addirittura quella dell'epoca precedente, era essere membro di una area meno importante rispetto ad esempio ad altre aree dell'impero, l'Italia, ma anche le province ellenofone. Settimio Severo è legato alla sua terra, fa parte di un gruppo di africani in ascesa, ed è proprio questo un po' un'altra chiave di interpretazione dell'impero dei Severi. C'è una visione delle province che cambia completamente il ruolo dei provinciali e soprattutto una visione del contributo che personaggi provenienti dalle province dell'Oriente o dall'Africa possono dare al governo e alla gestione dell'impero, che innova completamente rispetto all'impero ellenistico romano degli Antonini. Molto interessante. Adesso vi faccio vedere un filmato. Ci guida tra le rovine dei fori Alessandro D'Alessio, archeologo del Parco del Colosseo. Tra il 185 e il 188 e poi ancora nel 192 d.C., due vasti incendi coinvolgono l'area centrale della città, e in particolare il Campidoglio e il Circo Flaminio con il Campo Marzio, e il settore centrale della città, il Foro Romano, la Via Sacra, il Tempio e il Foro della Pace, forse le pendici settentrionali del Palatino. Gli incendi a Roma erano tutt'altro che infrequenti, dovuti a varie ragioni: l'alta densità della popolazione in alcuni settori, in alcuni quartieri, e l'utilizzo di fuoco e fiamma libera anche in contesti domestici. Queste devastazioni consentono comunque a Settimio Severo e ai suoi successori, in particolare Caracalla, di mettere mano a un vasto programma di rinnovamento edilizio e urbanistico della città, che si compie attraverso sia il restauro di monumenti ed edifici più antiche che erano stati appunto interessati dalle fiamme, che attraverso la costruzione di nuovi edifici e monumenti. In particolare nell'area centrale della città, quindi nel foro, si mette mano al favoloso, grandioso restauro del Tempio e del Foro della Pace, alla costruzione dell'arco trionfale da parte di Settimio Severo, che celebra le vittorie sui Parti, e sul Palatino all'estensione della residenza imperiale attraverso la realizzazione di potenti sostruzioni che devono appunto ampliare la superficie edificabile della reggia imperiale. L'architettura severiana è un'architettura sia di facciata, bidimensionale, come vediamo ad esempio nell'arco alle mie spalle, che un'architettura di spazio, di volume, di cui le terme di Caracalla a Roma ci restituiscono una preziosa testimonianza. È un'architettura fortemente caratterizzata da linee curve, miste, spezzate,
Caratteri questi che, insieme agli intagli profondi del marmo che creano degli effetti chiaroscurali evidenti, ci consentono di parlare di architettura barocca antica e che di fatto ci restituiscono il tormento di un'epoca. Maria Grazia Cinti, è chiaro che Caracalla è un imperatore rivoluzionario anche nell'impostazione del rapporto fra sé e il suo impero. Sì, diciamo che questo lo differenzia molto dal padre Settimio Severo, perché Severo aveva un'idea della famiglia molto diversa da quella di Caracalla, cioè le monete di epoca severiana hanno la scritta Eternitas Imperi, cioè lui voleva che questa dinastia durasse per sempre. Caracalla con la famiglia, diciamo, ha un rapporto un po' meno buono, però con i cittadini ha un rapporto molto migliore, nel senso che lui costruisce anche una parte degli Hortus Paeveteris, dove è oggi Santa Croce in Gerusalemme, a Roma, e lì una parte la dedica a se stesso, quindi alla sua residenza privata, e l'altra parte al pubblico. C'era un anfiteatro, c'era un circo, quindi diciamo che apre anche le porte di casa sua ai cittadini. E qui entriamo nel secondo capitolo. Dopo Settimio Severo, la corona passa a suo figlio Caracalla, che nel 212 emana il suo storico editto. Caracalla, nato Lucio Settimio Bassiano, riceve dal padre il nome Marco Aurelio Antonino. La sua reggenza inizia nel sangue. È quello del fratello Settimio Geta, che ucciderà per non avere rivali al trono. Il nome e il volto di Geta saranno cancellati, abrasi da tutte le testimonianze che ne documentano l'esistenza. Nel 213 Caracalla combatte in Germania gli Alamanni. Il suo soprannome è un richiamo al mantello gallico che l'imperatore indossa abitualmente. Nonostante la durezza e il piglio a tratti feroce, il suo atteggiamento verso i sudditi dell'impero è quello di un uomo aperto e di mentalità cosmopolita. Questo sentimento universalistico porta all'emanazione della Costituzione Antoniniana, un editto che concede il diritto di cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'impero, ad esclusione degli schiavi e dei prigionieri. Caracalla vorrebbe essere considerato il dispensatore della cittadinanza universale, ma a detta dei contemporanei, l'obiettivo finale è incassare più tasse, aumentando il numero dei contribuenti. E sono le stesse preoccupazioni finanziarie a determinare la sua riforma monetaria. L'emissione dell'Antoniniano, una nuova moneta con minore quantità di argento. Per dimostrare la sua attenzione alla plebe urbana, costruisce le più grandi terme dell'impero, le Terme Antoniniane, più note come Terme di Caracalla. Realizzate sui lavori già iniziati da Settimio Severo, sono il capolavoro dell'architettura severiana. L'impianto è racchiuso in un contesto di giardini, palestre, passeggiate e luoghi di intrattenimento. Un complesso architettonico magnifico che dà la percezione della potenza imperiale. Gli spazi sono arricchiti da opere d'arte e bassorilievi con raffigurazioni che celebrano battaglie e il mito di Ercole, simbolo della forza della dinastia dei Severi. Nei sotterranei Caracalla fa costruire un tempio al dio Mitra, uno splendido mitreo che rivela il ruolo centrale del dio dei militari nel culto romano. Le grandi terme imperiali rivelano anche un'altra funzione. Le due biblioteche, le aule, i portici e le taberne testimoniano come fossero anche un luogo di studio e di incontro, per cui possiamo considerarle come il foro dei Severi a Roma. Caracalla ostenta la sua immagine di imperatore soldato e ha come modello Alessandro Magno. Ma come testimonia lo storico Erodiano, a questa grande aspirazione non seguirà altrettanta fortuna. Muore in Oriente nel 217, pugnalato da un soldato per istigazione del prefetto del pretorio Opellio Macrino, che con un colpo di stato prende il suo posto. Professore, che tipo di imperatore è Caracalla?
Un imperatore complesso, molto diverso dal padre. Il padre è un militare, pragmatico, è un uomo che lotta per il potere e per consolidare poi la sua posizione. Possiamo dire che Caracalla era un visionario, era personaggio che non amava Roma, a Roma rimase per poco tempo, era attratto invece dal mondo delle province e da alcune aree dell'impero in particolare. Caracalla unisce due anime, da una parte questa grande visione dell'ecumenismo, dell'universalismo romano come qualcosa da realizzare, seguendo poi quello che era... Già questo è gigantesco, non aveva precedenti? Lui seguiva come modello Alessandro e quindi questa visione di una... di un impero romano che fosse corrispondente all'ecumene abitata. E d'altra parte però Caracalla è anche un uomo molto violento, è un militare che ama stare con i militari e che tuttavia interpreta il suo ruolo di imperatore come un despota assoluto che ricorre alla violenza quando questa è necessaria. L'editto non era un rischio? Cioè, estendere la cittadinanza a tutti gli abitanti dell'impero, una cosa che ancora oggi sgomenta se uno lo applica ai tempi odierni. Caracalla in effetti opera un allargamento della concessione della cittadinanza a tutti gli abitanti liberi dell'impero e facendo questo svilisce completamente il valore della cittadinanza. In realtà lui porta a compimento un'azione che noi vediamo già in alcuni imperatori, in Augusto, in Claudio, in alcuni imperatori di attenzione al mondo dei sudditi. Nell'impero romano c'era una percentuale molto limitata di cittadini romani e tutti gli altri erano considerati peregrini, stranieri addirittura all'interno certo. dell'impero. Caracalla dà la cittadinanza a tutti gli abitanti dell'impero. E anche questo rientra nel discorso che stavamo facendo inizialmente del ruolo delle masse per il potere dei Severi. E allora io mi rivolgo a Proietti per chiederle, so che lei è un estimatore di questo editto, ma questo editto anch'io lo sono, perché nonostante si faccia l'obiezione che svilisce il ruolo di cittadino romano, è ovvio, allargandolo, che è fatto per riscuotere più tasse, per andare a chiedere più soldi in giro, però è una mossa sulla quale ancora oggi chiunque parla di immigrazione si deve fermare a riflettere e a fare i conti con questo editto di Caracalla. Gli effetti fiscali della Costituzione Antoniana sono inconfutabili. Se dessimo retta solamente a Cassio Dione non avremmo altre visioni. Se però facessimo un discorso più archeologico e andassimo ad esempio a vedere l'incipit del papiro di Gessen dell'editto di Caracalla ed il ritratto stesso di Caracalla in cui si nota questo essere alessandrino, potremmo pensare anche ad una dimensione forse più intellettuale. Caracalla stesso non si definisce Dominus nell'incipit, ma Eusebes, ovvero Pio, quindi attento alla dimensione sacrale, sincretistica magari, perché lui dona agli dèi tutta la cittadinanza. Beh, è quello, il testo del papiro, che peraltro è molto controverso, molto discusso, però ci fa capire un altro aspetto fondamentale come chiave di interpretazione dell'età dei Severi, la religione. I Severi parlano alle masse e dunque, avendo necessità di un linguaggio che non sia un linguaggio aristocratico, passano attraverso i culti religiosi, in particolare quei culti religiosi dell'Oriente che sono più diciamo coinvolgenti per gli individui, non tanto attraverso la religiosità romana, che era una religiosità tradizionale di Stato, tra l'altro che aveva il Senato come suo custode, ma nuovi culti. Ecco, uno degli aspetti fondamentali per comprendere l'attività di Caracalla è questa sua visione di una monarchia che è immagine della monarchia celeste. Siamo in un periodo in cui si va verso il tentativo di una sintesi dei culti religiosi. Esiste il politeismo, esistono religioni che guardano al monoteismo come l'ebraismo e il cristianesimo che è in ascesa. Si ha però con i Severi una tendenza a cercare una sintesi nell'individuare, attraverso una formula che è chiamata enoteismo, nell'individuare un unico Dio superiore agli altri, che non esclude l'esistenza degli altri dei, ma che ha una preminenza. Però ha due aspetti fondamentali. Da una parte la ricerca religiosa. L'età dei Severi è un'epoca in cui molto si approfondiscono i rapporti con la religione. E l'altro aspetto che è fondamentale, quella che potremmo chiamare una tolleranza nei confronti dei culti religiosi. Mi lascio a bocca aperta poi che Macrino
sarà un imperatore di rango equestre, Alessia Manta. Macrino è passato alla storia proprio per essere stato il primo imperatore equestre. Questo è un dato che ci fa capire come i tempi stiano cambiando. Ovviamente i cavalieri erano sostenuti per lo più dall'esercito, mentre i senatori, lo possiamo immaginare, promuovevano la propria classe. Però nel caso di Macrino si ha un evento inaspettato, cioè senato ed esercito si alleano contro l'imperatore. Il senato per ovvi motivi, perché era inaccettabile che al potere fosse un imperatore equestre, ma l'esercito anche si schiera contro Macrino perché Macrino aveva commesso un errore imperdonabile, aveva stretto la pace con i parti, quindi aveva concluso quella guerra che aveva iniziato Settimio Severo, che era una guerra che ovviamente alimentava anche le casse dell'esercito, insomma dava da mangiare molto semplicemente ai soldati. E quindi questa alleanza insolita fa sì che il regno di Macrino duri soltanto un anno. È con quel Macrino che ci ha descritto Alessia Manta che si rompe il gioco, si rompe l'incantesimo della dinastia dei Severi? Per certi aspetti possiamo dire che si rafforza invece la dinastia. È proprio l'appartenenza di Macrino al rango dei servitori della dinastia che getta nei confronti di questo personaggio un'ombra di quasi usurpazione del potere. Aveva l'opposizione del Senato in quanto cavaliere, aveva l'attenzione dei soldati e nel momento in cui Macrino cerca di spendere di meno, perché l'altro aspetto fondamentale è che Settimio Severo in punto di morte aveva detto a suo figlio bada ai soldati, lasciò questo testamento, aveva fatto Settimio Severo delle riforme a vantaggio dei soldati che costarono enormemente. Ecco, al momento in cui va al potere un uomo come Macrino, che è il prefetto del pretorio, era quello che poi guardava i conti e tenta di diminuire le spese per l'esercito, questo porta da una parte alla veloce eliminazione di Macrino e dall'altro alla scelta di riaffidarsi alla dinastia per poter nominare un nuovo imperatore. E allora entriamo nel terzo capitolo e le faccio vedere, professore, come gli epiloghi della dinastia dei Severi, Elio Gabalo e Severo Alessandro, testimoniano la fase, per così dire, conclusiva di questa avventura. Giulia Mesa, sorella dell'imperatrice Giulia Domna, alla sua morte prende in mano i destini di Roma, manovrando i successivi imperatori insieme alle due figlie, Giulia Soemia e Giulia Mamea. Nel 218, queste donne abili e potenti cospirano per liquidare Macrino, visto come usurpatore della dinastia, e nominano imperatore il giovane Vario Avito Bassiano, figlio di Soemia. In questo modo, la dinastia dei Severi passa dal ramo africano, che si era estinto con Caracalla, a quello siriano. Il giovane imperatore ha soli 14 anni. Nel periodo trascorso a Emesa, aveva ereditato per diritto familiare la carica di gran sacerdote del dio sole El Gabal e sarà conosciuto come El Agabalo. I suoi costumi orientali, la sua religione, i suoi gusti sessuali e le sue abitudini istrioniche lo fanno detestare dall'esercito. Costruisce delle terme private e un grande tempio sul Palatino in onore del sole di Emesa. Nel tempio trasferisce i simboli più sacri della religione romana nell'intento di stabilire una subalternità degli dei romani nei confronti del dio siriano. El Agabalo ne officia in prima persona il culto e pretende che alla sua persona sia tributato il cerimoniale dell'adorazione. I pretoriani disprezzano profondamente il nuovo corso di El Agabalo e a soli 18 anni lo uccidono, insieme alla madre Giulia Soemia. I loro corpi vengono gettati nel Tevere, la loro memoria dannata. La pietra nera del dio sole viene rispedita a Emesa. Il cugino, il giovane Alessiano, figlio di Giulia Mamea, è ora il nuovo imperatore. Si circonda di giuristi, nominando prefetto del pretorio Ulpiano, che indirizza la sua politica verso la moderazione. La madre e la nonna scelgono per lui il nome,
Severo Alessandro, in continuità con la dinastia dei Severi. Severo Alessandro costruisce l'acquedotto alessandrino per alimentare le terme di Nerone, che rinnova chiamandole Terme Alessandrine. Opera sua è anche il Ninfeo di Alessandro, una fontana monumentale i cui resti oggi vediamo in Piazza Vittorio. Continua il lavoro sul paesaggio urbano della capitale che aveva inaugurato Settimio Severo. Il suo è un buon governo ispirato alla concordia con il Senato e con la tradizione, ma questa politica scontenta le legioni abituate alla generosità dei suoi predecessori. La situazione precipita dopo la guerra contro i persiani che avevano invaso la Mesopotamia. L'aggressione viene respinta, ma le perdite sono gravi e il malumore dei militari cresce. Poco dopo, per affrontare le incursioni dei Germani, è costretto a trasferirsi sul Reno, dove viene ucciso nel 235 d.C. assieme alla madre durante una rivolta. I soldati ribelli eleggono imperatore Massimino il Trace. Con lui inizierà il periodo dell'anarchia militare. Silvano Proietti, perché San Tommaso definisce questa epoca, l'epoca dei Severi, come l'epoca dei giuristi? Che cosa hanno di così speciale? A un certo punto diventa proprio necessario spiegare alle masse dell'impero provinciali cosa significasse chiamarsi Aurelius. Tutto ciò che derivava dall'acquisizione di questo nome, che oltretutto faceva sentire molto più vicino l'imperatore a queste masse, questo per tornare al discorso di Caracalla. Quindi il mos, la consuetudine delle province viene coperto totalmente dall'esattezza del ius latino. A un certo punto lo stato di diritto romano ha pienezza proprio d'essere grazie ai giuristi. Quindi immaginiamo decine di migliaia di tirocinanti, magari di Ulpiano e Papiniano, che insegnavano agli ex municipi a cosa significasse essere adesso sotto la legge di Roma. Però tutta la storia di Roma, professore, è storia di giuristi. Perché quest'epoca in particolare? Perché cambia il ruolo dell'imperatore. È un momento in cui si ridefinisce, secondo il principio della monarchia, si ridefiniscono le funzioni dell'imperatore all'interno dell'impero. C'è bisogno di uno sforzo intellettuale e quindi anche di regolamentazione di quelli che sono le nuove prassi, di quelli che sono le nuove formule del potere per gli imperatori della dinastia severiana. Del resto noi lo vediamo anche in altri momenti, questo coinvolgimento così forte dei giuristi. Pensiamo all'età di Diocleziano e Costantino, pensiamo a Giustiniano. Quando cambia il ruolo del principe rispetto a quello che è il governo dell'impero, allora c'è bisogno di una codificazione nuova, e questa è una delle spiegazioni della presenza dei giuristi insieme a molti altri intellettuali alla corte dei Severi e nel governo dei Severi. Lei, professore, prima mi ha molto incuriosito e stavo riflettendo su i Severi e la religiosità. Come furono i rapporti tra Severi e cristianesimo? E, ripeto, la religione diventa uno strumento fondamentale per i Severi per parlare con le masse, da cui i Severi vogliono il consenso. Però Elio Gabalo governa in mano il potere fra quando ha 14 anni e quando ne ha 18. Una cosa che ci fa impressione a vederlo, un ragazzino. Sì, e infatti questo è un altro aspetto molto importante. I due figli di Settimio Severo, Geta e Caracalla, erano arrivati a uno scontro feroce e Geta era stato assassinato da Caracalla in persona. Caracalla muore senza eredi, abbiamo l'intermezzo di Macrino, poi quando bisogna andare, diciamo, a riprendere i rappresentanti della dinastia, ci sono due giovani, due ragazzi, e quindi qui si innesta anche un altro problema tipico di quello che sarà l'impero tardantico, dei principi fanciulli e del problema di gestire il potere. L'esperienza di Elio Gabalo appunto fu eccessiva nel tentativo di sottolineare questo aspetto religioso come elemento legittimante del potere imperiale, e Elio Gabalo era attorniato diciamo dalle principesse di famiglia che svolgevano un ruolo molto importante. Alt, la stoppo qui, perché donne. Un'altra cosa che mi ha sempre colpito della dinastia dei Severi, chiamo in soccorso lei, Maria Grazia Cinti, è la grande presenza di donne. Come si dice sempre, avrete sentito anche il fratello, morì con lui la madre, la nonna, la zia, la nipote. C'erano queste donne che erano onnipresenti, come non lo erano state in passato.
Sì, in parte questo è dovuto chiaramente appunto alla giovane età di questi nuovi imperatori che salgono al potere. Ad esempio Giulia Domna, la madre di Caracalla, è colei che in realtà tiene le redini dell'impero per il figlio, ma anche successivamente Giulia Mamea, la madre di Severo Alessandro, farà passare il figlio come figlio naturale anche di Caracalla per tramandare questa dinastia, per legittimare il potere di suo figlio. Però non avevano pensato a legittimare un altro erede, né Giulia Mamea né Severo Alessandro, ed è per questo poi che alla fine la dinastia dei Severi finirà. E perché, scusi, c'è questa grande quantità, non dico di donne, ma di importanza delle donne? Beh, questo è un aspetto che si lega anche molto a questa cultura alternativa della dinastia dei Severi, un ramo africano, un ramo orientale dove le donne hanno un ruolo molto importante a livello aristocratico, quindi era qualcosa anche di congeniale alle origini non greche, non romane di questa dinastia. In generale possiamo dire che la presenza, soprattutto nella seconda parte della dinastia, di due principi bambini, due principi esatto, fanciulli, ha agevolato in una visione dinastica un fenomeno che poi noi vedremo anche in età tardoantica, il ruolo appunto delle madri o delle sorelle come sostegno al principe regnante. Se posso intervenire anche sulla fine della dinastia, è interessante, qui riprendiamo anche appunto il ruolo di Giulia Mamea, è interessante che dopo la parentesi eccessiva di Eliogabalo si torni a un principe che anche nel nome deve richiamare come la dinastia. Dire, non solo la dinastia ma anche Alessandro Magno, sì. Severo Alessandro, quindi deve richiamare una certa visione di ellenismo. Ecco, il problema è che questo giovane viene educato in un ambito senatorio, viene educato ai valori e ai principi, sì, questi dell'età antonina, di una collaborazione, e quindi durante tutto il suo regno lui tenta di evitare spese eccessive, cioè spese militari. Quindi è un principe che nelle fonti viene ricordato come qualcuno che preferiva la diplomazia alla guerra, evitava il più possibile lo scontro militare, cercando di trattare, per esempio, con i persiani, fino allo stremo, fino al possibile, e d'altra parte cercò in tutti i modi di ridurre le spese militari. Possiamo dire che uno dei motivi della fine di Severo Alessandro è legato proprio al fatto che era un processo irreversibile, tant'è vero che il successore Massimino il Trace è un generale. Allora le chiedo solo due o tre libri per approfondire la questione Severi. Sì, libri immediatamente disponibili al momento sul mercato sono rari, sono difficili. Io proporrei la lettura di una fonte che nella traduzione del Cassola è anche molto scorrevole, Erodiano, la storia di Roma dopo la morte di Marco Aurelio. E poi, per avere una visione più generale, proporrei La fine del mondo antico di Santo Mazzarino, dove si vede bene che il momento di inizio, un po' nella prospettiva gibboniana, della tarda antichità o della fine del mondo romano, è appunto l'età tra Commodo e Severi. Ringrazio il professor Umberto Arberto, davvero lo ringrazio molto, così come ringrazio Silvano Proietti, Alessia Amante, Maria Grazia Cinti. E passo alle conclusioni, dove mi è venuto in mente parlerò di un libro anch'io. Umberto Arberto ci ha detto dell'importanza di tutti i Severi, ma in particolare di uno, Eliogabalo. E che cosa bisogna leggere per saperne di più su Eliogabalo? Il libro di Antonin Artaud, un grande attore teatrale, un grande scrittore teatrale vissuto in Francia fra il 1896 e il 1948. Era un po' mattoide, surrealista, inventò il teatro della crudeltà, una meningite lo aveva costretto a ricorrere agli oppiacei e Eliogabalo gli parve il personaggio adatto per rappresentare in parte anche se stesso. Il libro, Eliogabalo, anarchico incoronato, scritto nel 1933, è un libro delizioso sugli eccessi del potere. E per chi lo vuole leggere, lo ha ripubblicato in anni recenti l'editore Adelphi.